abbaia la malinconia. Tu come stai? Tu come stai? Tu come stai? Tu come vivi? Come ti trovi? Chi viene a prenderti? Chi ti apre lo sportello? Chi segue ogni tuo passo? Ieri ho ritrovato le tue iniziali sul mio cuore, non ho più voglia di pensare e sono sempre più sbadato. Tu come stai? Tu come stai? Tu come stai? Cosa pensi? Dove cammini? Chi ti ha portato via? Chi scopre le tue spalle? Chi si stende al tuo fianco? Amici a casa, e voi come state? E tu, caro Enzo Principe, come stai? E come stai tu, Francesco Di Cello? Io benissimo. Oh, buon pomeriggio a tutti. Ma buon pomeriggio, ben ritrovati, Enzo Principe. Grazie amici miei vicini e lontani. Vicini e lontani? Cari amici vicini e lontani, abbiamo aperto con una meravigliosa canzone di Claudio Baglioni e diamo subito una notizia, subito, perché ci riguarda, noi della vita è bella, ti puoi unire anche tu se vuoi, in questa notizia, ecco, dilla tu. Il giorno 18 dicembre, esattamente, di quest'anno, 2015, esattamente la settimana prossima, faremo il concerto di Claudio Baglioni a Catanzaro, esattamente piazza Grimaldi. 18, a che ora? Alle 21. Alle 21, se volete ascoltare qui a Catanzaro, in diretta, dal vivo, lungo il viaggio. Lungo il viaggio che sarà sicuramente un bellissimo viaggio, che poi presenterà, signori e signori, Simona Palaia. E quindi saremo noi della Vita è Bella, un pezzettino della Vita è Bella, sarà in piazza a Catanzaro. Un pezzettino della Vita è Bella in piazza. Esatto, come hai portato tu in trasmissione qui in diretta sul canale 17 su RTC, hai portato i tuoi pezzi, i pezzi che canti, certo, da una vita, diciamo. Sì, esatto. Poi tra l'altro io voglio subito anche fare dei ringraziamenti e falli a degli amici di Taverna che sono stati veramente carini, dolci e sensibili. Hai fatto un concerto, c'è stata tantissima gente. Sì, è stata bellissima gente, tutta la piazza. Abbiamo dedicato un concerto a Massimo Ranieri, quindi sei stato veramente bello.
complimenti veramente a Enzo Principe. Posso fare una domanda? Ecco, una domanda. Enzo, credimi, mi è sempre passata per la testa, ti ha mai contattato il vero Claudio Baglioni? Contattato no. O ti ha scritto, ti ha fatto sapere qualcosa? Hai avuto perché dei contatti, la somiglianza diciamo. È proprio... Io ti posso garantire che mi è contattato no, però c'è stato un momento di... Intanto aspetta, sai che faccio? Perché mi dicono che forse hai il microfono spento, ma lo faccio io. Vai, 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 continuate, continua. Cosa io... Intanto saluta la nonna tu. Ah, sì. Sì, volevo salutare il nonno Gennaro e la mia nonna Gaspara. Chissà se ci stanno seguendo. Prova, prova. Nonno Gennaro perché? Perché mia nonna, no, vabbè, mia nonna è napoletana a proposito, quindi vedi, lo so. State facendo i fatti vostri. Sì, abbastanza. Allora, il microfono di Enzo ha ancora qualche piccolissimo problema. Forse mi dicono dalla regia, la stiamo risolvendo. Tu però volevi salutare, hai detto tua nonna. Sì, mia nonna che è napoletana come Enzo e niente. E la saluti. So che sta però, seguendo proprio come si chiama? Gaspara. Gaspara, ciao nonna Gaspara, però caro... Ha lo stesso cognome tuo. Sì, è vero, siamo parenti, diciamo. Senti, caro Francesco Dicello, caro Francesco Dicello, sì. Anche per te c'è una piccola sorpresa. C'è una piccola sorpresa. Perché sì. Tu hai girato in questi giorni, hai ultimato, vieni qua, caro Enzo Principe, tu hai ultimato in questi giorni il tuo video natalizio. Un nuovo video, sì, una canzone natalizia girata, girato in un posto bellissimo della Calabria. Lo dico, pure, dillo, lo dillo, dico sì. Piedi Grotta a Pizzo. A Pizzo e lo vedremo nella prossima settimana. Non vi sveliamo nient'altro perché, carissimi amici vicini e lontani, avvicinatevi perché io devo lanciare subito un contributo filmato. Adesso ascolteremo dei consigli meravigliosi e poi torniamo qui perché oggi La Vita è Bella, ci sono tantissimi ospiti e poi giocheremo in diretta. Quindi guardate questo servizio e poi torniamo. Non cambiate canale. Assolutamente no. Ciao. Carissimi amici della Vita è Bella, siamo tornati in compagnia della dottoressa Teresa Lacava, responsabile regionale della formazione medica sulle varie tecniche di impianto dell'acido ialuronico sia per Restylane sia per Teoxan. Bentornata, bentornata. Buonasera. E continuiamo con lei questo viaggio nell'affascinante mondo della medicina estetica. Dottoressa, fidarsi bene, non fidarsi è meglio. Quanto vale questo in generale e in particolare in medicina estetica? Allora, è il mio motto. Comunque in medicina estetica credo che sia la cosa più importante perché specie nel caso, parlando di acido ialuronico, noi iniettiamo una sostanza che sicuramente è il massimo oggi in commercio, l'acido ialuronico, nella specificità di questo che abbiamo qua davanti, e comunque bisogna sapere ed essere sicuri di quello che viene iniettato, perché per un lasso di tempo questo prodotto rimane dentro di noi. Quindi credo che sia nostro diritto e dovere del medico rilasciarci un certificato, un qualcosa che ci fa sapere cosa è stato iniettato, cosa che succede di norma quando negli interventi chirurgici si mettono delle protesi, anche mammarie e non mammarie, insomma, protesi dell'anca, e il paziente torna a casa con un bollino dove è indicato chiaramente ciò che è stato messo, la data di scadenza e la marca del prodotto. In questo caso, anche per quanto riguarda l'acido ialuronico, questo deve essere fatto. Io ho visto, non so se quanti di voi Striscia la Notizia o mi sembra Le Iene, che hanno fatto vedere alcuni medici che facevano vedere uno scatolo, poi in realtà dietro la scrivania cambiavano la fiala. Diciamo che questo non dovrebbe succedere, perché la classe medica questo non lo dovrebbe fare, però purtroppo succede. Quindi io invito tutti coloro che ci stanno ascoltando e che sono interessati a fare dell'acido ialuronico o qualsiasi trattamento iniettivo, di farsi rilasciare ciò che è stato iniettato. In passato e anche purtroppo in presente, non lo vorrei dire, però l'ultima trasmissione che hanno fatto vedere, ancora viene iniettato del silicone, che è contro legge.
Quindi farci con chiaramente, insomma, la paziente deve chiedere cosa mi sta iniettando, far aprire la scatola davanti ai propri occhi, aprire le fiali che devono essere assolutissimamente sigillate. Ecco, e qua è una domanda che molti ci fanno, ci hanno fatto anche da casa. Una volta aperta una fiala di acido ialuronico, può essere riutilizzata? Allora, io ti faccio una domanda. Tu faresti una puntura con la stessa siringa due volte? No, preferirei proprio anche non farmi la puntura, diciamo. Però capito, non è più sterile. Allora, a me è capitato di dividere la fiala, due sorelle con loro consenso, cambiando l'ago, nello stesso momento. Però aprire la fiala, conservarla, perché poi devo fare il ritocchino, no, assolutissimamente no. E comunque, tornando al discorso di prima, il fatto del bollino, io faccio vedere le fiale che sono qua, alcune di queste fiale hanno sulla siringa un bollino, altri ce l'hanno dentro lo scatolo, altri ce l'hanno dentro la confezione, appiccicata alla confezione che sigilla la fiala. Il bollino è questo, ecco qua, questo è un bollino tipico. Io generalmente, posso far vedere come certo. Faccio? Allora, tiro questo bollino, ma non riesco a tirarlo. Va bene, comunque. Ecco, tiro questo bollino, prendo un mio bigliettino da visita se la paziente fa solo una fiala oppure ci stanno i librettini se la paziente fa più sedute. Allora, e metto sul mio bigliettino il bollino. Con la data. Questo la paziente la dovrà riportare alle sedute successive o comunque deve sapere cosa gli è stato iniettato. Nel momento in cui lo faccio, è inutile poi, spesso e volentieri mi arrivano alcune persone che sono state da altri colleghi e non hanno avuto rilasciato questo tesserino, dice vabbè io gli telefono e lui mi dice, fidarsi bene o non fidarsi meglio. Quindi questo vale, questo subito deve vale essere in fatto. Generale, particolarmente abbiamo capito in medicina estetica e noi stiamo narrando dei fatti di cronaca, insomma, che sono andati in onda anche sulle reti nazionali, per cui. Quindi andiamo avanti con l'acido ialuronico. In base al tipo di rughe si utilizza sempre lo stesso acido ialuronico? Noi adesso stiamo vedendo in onda una mappa delle rughe, che praticamente in base alle rughe si deve utilizzare sempre lo stesso acido ialuronico. Una volta era così, appena nato, intorno al 1990-88 era così, no, 88 forse ancora doveva nascere la fiala, ma non ricordo con precisione. Comunque una volta ci stava la fiala di acido ialuronico e quella era. Oggigiorno no, oggigiorno c'è di tutto e di più, abbiamo ad esempio qua delle fiale, il grado 1, per dire, questo è molto semplice per farlo capire, è il grado 3. Allora, dico a te, tu su una ruga piccola metteresti il grado 1 o il grado 3? Oddio, il grado 1, invece l'inverso, giusto? No. Su una ruga più grossa mettiamo il grado 3. Ah, quindi è giusto. Capito? Ecco. Capito. Quindi sulla più piccola l'uno, sulla più grande. Benissimo, sulle zampe di gallina, anche se sulle zampe di gallina andiamo ad iniettare il botulino, però in linea generale per far capire la ruga piccola, mettiamo l'1, su una nasogeniena mettiamo il 3 o il 2, capito? Su uno zigomo mettiamo il 4, poi ce ne stanno, ogni casa farmaceutica ha le proprie caratteristiche. Sulle labbra, ad esempio, abbiamo un Emarvelle Lip qua, quindi mettiamo un acido ialuronico, io almeno metto un acido ialuronico specifico per le labbra. Spesso se andiamo a mettere un altro, non è che non si può mettere un altro tipo di acido ialuronico, assolutissimamente, questo poi ognuno di noi si organizza e fa quello che meglio gli viene. Io metto un acido ialuronico Lip o Kiss, secondo le varie marche, sulle labbra, perché? Perché mi danno meno edema, perché mi dà una maggiore resistenza, perché è specifico per le labbra. Ovviamente ci posso mettere anche un perlane, però la paziente per 2-3 giorni potrebbe avere un po' più di edema, può durare un po' di meno, rispetto a un Lip che è fatto apposta per le labbra. Se andiamo a fare un solco lacrimale, ad esempio qua abbiamo anche gli zigomi c'è questo da 1.2, che è una fiala abbastanza grossa, che per le zigomi ho bisogno di più volume, di una maggiore quantità. Quindi ogni tipo di ruga necessita del ogni tipo di trattamento necessita
necessita sì, il consiglio è utilizzare l'acido ialuronico specifico. Oggi si sente molto parlare di Vidal. Che cos'è tra gli acidi ialuronici? Vidal è diventato Vital una sorta di remina. Che cos'è? Allora, il Vidal è questo. Ci sarebbe da parlare 10 puntate sul Vidal. Allora, il Vidal è un acido ialuronico stabilizzato, che lo stabilizzato è una caratteristica unica del della Restylane. In più il Vidal è a piccolissime molecole. Allora, che succede? Che ha la caratteristica di richiamare acqua. Richiama acqua, quindi nel richiamare acqua idrata molto i tessuti. Un viso che anziano, lei tenga in considerazione il viso di un bambino e il viso di un'anziana. Il viso di un bambino è bello idratato. Il viso dell'anziano è disidratato, è una caratteristica dell'invecchiamento biologico. Ovviamente se noi andiamo ad iniettare, ovviamente lo dico io, ve lo spiego, iniettando l'acido ialuronico, il Vital, con una tecnica ben precisa che adesso vi dico, andiamo ad idratare questo tessuto, quindi a renderlo più giovane. Lui si inietta, viene iniettato a piccole gocce nel derma medio e profondo, formando dei piccoli cuscinetti per tutto il viso. Immagini il viso con una raggiera dove si va ogni raggio ad iniettare piccole quantità di questo acido ialuronico. Questo acido ialuronico imbibisce in pratica tutti gli spazi interstiziali dove ci stanno le nostre cellule, perché il tessuto è fatto di cellule. Dentro le cellule abbiamo i cosiddetti fibroblasti. Dice che sono molte cose, si mangiano. Io sono molto affascinata, ma lo spieghi perché lei lo spiega ecco. Molto bene, quindi prego. Allora, abbiamo questo mare dove ci stanno queste piccole cellule, queste piccole sfere, e dentro ci stanno queste sfere, questi piccoli animaletti, piccoli, ecco, per farvi capire, che sono i fibroblasti, che sono coloro che producono, importantissimi in medicina estetica, perché sono coloro che producono collagene, elastina, acido ialuronico. Quindi un tessuto giovane, il bimbo, che dicevamo prima, ha molto collagene, molto elastina e molto acido ialuronico. Normale, no? L'anziano, ovviamente. L'anziano ne ha di meno. E nello stesso momento il gatto che si morde la coda è disidratato il tessuto dell'anziano. Se noi andiamo ad idratare invece il tessuto dell'anziano, questi fibroblasti saranno in un ambiente così idratato capace di produrre grosse quantità di elastina, di collagene, di acido ialuronico. Ecco, dottoressa Macava, per oggi il tempo a nostra disposizione è finito, però io vorrei anticipare quello che sarà poi l'argomento delle prossime puntate, perché tutto questo acido ialuronico come viene iniettato? Può essere iniettato con un ago o una siringa, però ovviamente l'evoluzione della medicina estetica è stata tale che forse la siringa si starà trasformando in qualcosa di più. E vedremo nella prossima puntata in che cosa si sta trasformando questa siringa. Grazie dottoressa Macava, ci vediamo alla prossima puntata e la vita è bella, continua. E siamo tornati rigorosamente in diretta in questo bellissimo pomeriggio rilassantissimo qui alla Vita è Bella su RTC Canale 17. Avete visto l'introduzione, io vi ho introdotto Enzo Rotella che, come avrete capito dalle immagini, è un presepista. Buon pomeriggio e benvenuto. Ma soprattutto grazie di avermi concesso questa intervista, perché veramente è stato difficilissimo portarla qua in studio.
Lei è molto schivo. Sì, effettivamente preferisco più che appaiano i miei lavori che chi li fa. Però... Però abbiamo delle eccellenze così belle. Io tra l'altro dopo faremo vedere anche il presepe che lei ha presentato al Parco delle Biodiversità. Qui abbiamo una piccola, in studio abbiamo una piccola rappresentanza di alcuni lavori meravigliosi che ci ha portato quest'oggi, e poi abbiamo lui, amici della Vita è Bella già lo conoscono, meraviglioso Don Francesco Cristofaro. Buon pomeriggio Don Francesco. Grazie Simona e buon pomeriggio a tutti, bentrovati. E prima di andare a parlare con Enzo Rotella proprio della sua passione per il presepe, Don Francesco, la natività, siamo in un periodo in cui si fa un gran parlare di presepe sì, presepe no, la natività che cosa rappresenta? La natività è la stessa parola che lo dice, rappresenta la nascita del figlio di Dio, di Gesù, nella mangiatoia di Betlemme. E la natività è storia, uno può anche non credere, però la storia non può essere cancellata. Abbiamo sentito tanto clamore, tanto chiasso nei giorni scorsi, e a me dispiace che questo chiasso venga proprio dal mondo della cultura, che è il mondo scolastico, cioè il mondo in cui va tramandata la storia, la cultura. Allora, che cultura si tramanda se poi la cultura viene cancellata? Allora io non posso dire tra 300 anni Simona Palaia non è esistita, perché tu sei esistita, sei stata viva, reale, sei stata a RTC, sei stata alla Vita è Bella. Mi sono innervosita, ho gioito, ho esultato, talvolta mi sono arrabbiata, quindi siamo esistiti, quindi non possiamo cancellare perché la nostra memoria. Perché cancellare la storia, la nostra memoria, la nostra identità, la nostra cultura, la nostra fede? Bella domanda, perché intanto vedete abbiamo qui un altro ospite che io prima non vi ho presentato ma che ascolteremo tra pochissimo. Lui si chiama Simone Mannarino, non sei microfonato, quindi fai soltanto così con la manina, ecco, ti vedono, bravo. Lui è un fisarmonicista, arriva da San Lucido Cosenza, ha fatto un lungo viaggio, reso lunghissimo poi perché ha voluto visitare i luoghi della nostra Calabria, vero? Simone, dopo parleremo anche con lui, ma torniamo da Enzo Rotella per parlare della sua passione come presepista. Quando nasce questi lavori meravigliosi che abbiamo visto nell'introduzione, lei un giorno che ha fatto? Ha preso e ha iniziato a costruire presepi? No, più che... Allora, il presepe secondo me è la prima forma di arte a cui ci si avvicina da bambini. A meno che uno non è il figlio del custode del Museo del Vaticano, allora voglio dire, sicuramente avrà maggiori opportunità. Però il presepe in casa soprattutto, in casa io penso che ci debba essere in ogni casa di un cattolico il presepe, perché il presepe è un altare domestico, dove andare lì non solo a farlo e magari a pensare di entrare dentro, il sogno più bello è entrare nel presepe. È vero. Quello che si fa da bambini, cioè fissando il presepe, uno vorrebbe entrare in questo mondo perfetto, dove ogni pastore ha il suo compito, dove praticamente l'attore principale ovviamente è Gesù Bambino. E quindi io, osservando questi presepi, uno in particolare, quello della Basilica dell'Immacolata, che adesso purtroppo è stato rubato negli anni 70, era stato comprato da Monsignor Durante presso un antiquario di Napoli, lo pagò 300.000 lire, ed erano pastori napoletani in una teca di vetro, e quando mia madre da piccolo mi portava lì all'Immacolata, io subito andavo a questa teca di vetro e restavo col naso incollato a guardare questi pastori. E quindi da qui praticamente 9-10 anni ho cominciato ad avvicinarmi, a provare a farli anch'io. E ovviamente non ho né titoli di studio specifici o altro, però è la passione. Io penso che la passione per ogni cosa che si fa, basta che si faccia con passione. E poi piano piano penso che tutti arriveranno ad avere dei risultati. E torniamo tra pochissimo alla Vita è Bella, vediamo qualche consiglio per gli acquisti, poi ritorniamo qua in studio e ritroviamo ovviamente i nostri ospiti. La vita è fatta da tante piccole gioie.
La vita è fatta da tante piccole gioie. Michele Affidato, Orafo. La Buongustaia, bar e pizzeria aperto tutti i giorni, pizza anche a pranzo. Vieni a trovarci e goditi una magnifica giornata nel verde per gustare anche l'ottimo caffè Coraci. Da più di 20 anni, la Serfunghi di Luigi Calabretta seleziona con attenzione i migliori funghi, risorse naturali della nostra terra. Li lavora con metodi tradizionali per conservare l'autentico, inimitabile sapore dei nostri prodotti. Serfunghi di Luigi Calabretta è garanzia di genuinità e affidabilità. La Serfunghi effettua vendite all'ingrosso in Italia e all'estero e vendita al dettaglio nel punto vendita di Corso Umberto I, località Calvario, a Serra San Bruno. Da noi troverai tutto l'anno funghi secchi, sott'olio e surgelati, oltre alle numerose specialità locali pronte da gustare. Tutti i prodotti sono privi di conservanti e accuratamente controllati. Serfunghi di Luigi Calabretta. L'eccellenza dei sapori direttamente alla fonte. Telefono 0963 77 23 53. La Opi Monte, situata a Polistena, nel cuore della piana di Gioia Tauro, tratta prevalentemente kiwi ed agrumi, destinati al mercato del fresco e alla grande distribuzione sia sul mercato nazionale che sui mercati internazionali. Il kiwi di Calabria è il frutto per eccellenza della Opi Monte ed ha subito incontrato un notevole successo grazie al clima e al terreno ottimali. Arance, clementine, mandarini e il kiwi di Calabria. Opi Monte, l'eccellenza arriva dalla nostra terra. E ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il piatto giusto all'interno della Vita è Bella, questo momento di cucina che vi sta piacendo tantissimo, ricette velocissime preparate con eccellenze calabresi, con dei prodotti meravigliosi e preparate poi con queste magnifiche padelle della MC Corredi, di cui oggi veramente vi daremo delle chicche. Intanto state vedendo il numero di telefono della MC, chiamate particolarmente in questo periodo natalizio perché ci sono delle offerte strepitose, dicendo: io sto chiamando perché ho visto la trasmissione Il Piatto Giusto all'interno della Vita è Bella, i signori della MC vi tratteranno in un modo fantastico, vero Valentini al quadrato? Salve a tutti, bentrovati. Siamo quasi in aria natalizia. Sì. E quindi prepareremo qualcosa di particolare. Nel Natale si usa molto la frutta secca, quindi noi oggi prepareremo dei rotolini di pancetta fresca con zucchine e albicocche. Vai a dare subito la ricetta, bianco. Vai! Allora, utilizzeremo in questo caso 4 fettine di pancetta fresca, quindi quella del macellaio, per intenderci. Delle zucchine e delle albicocche, olio, sale e del vino bianco e del pepe. Quindi adesso inizio a prepararle. E io ti faccio subito la prima domanda, Valentina. Benissimo. In questo periodo di feste spesso i tempi sono ridotti, si cucina. Quanto è importante cucinare in breve tempo? È importantissimo. Vi faccio spiegare un po' da Vale, che lei, avendo 2 bambini, ovviamente deve velocizzare il tutto. E allora Valentina, vai, a te la parola. Salva veramente la vita, l'esistenza. E tu che cosa fai? Come ti agevoli a casa per cucinare velocemente? Comunque avendo queste padelle che consentono di
cucinare a bassa temperatura è comunque è, ma particolarmente il coperchio, per la salute, perché comunque conservano, non alterano i cibi, i sapori. E poi il coperchio comunque velocizza tantissimo. Facciamolo vedere, prego, perché, alzalo pure. Perché avendo questi fori consente di creare diciamo, un microclima. Della padella, un microclima adatto alla cottura dei cibi. Addirittura si possono cucinare le torte in pochissimo tempo, quindi se un bimbo all'improvviso chiede alla mamma, guarda un po' che bimbo simpatico, ad esempio, la mamma non deve assolutamente prendersi farsi prendere dal panico, perché in 9 minuti è pronta. Quindi tu mi stai dicendo che in 9 minuti, perché noi nelle prossime puntate faremo la prova. Sì, sì, sicuramente faremo una dimostrazione di una torta. Quindi cucineremo una torta all'interno di quella padella della MC con il coperchio magico, ovviamente. In 9 minuti ve lo dimostreremo. Sì, ok, sì. Ma intanto andiamo alla ricetta di oggi, però, Vale, vai. Sì, sì. Allora, io intanto me li preparo, così Vale mette l'olio in padella. Ovviamente con queste padelle possiamo usare veramente pochissimi grassi, quindi ne mettiamo proprio un filino, anche perché abbiamo la pancetta che già di suo è un pochino grassa. Poi con l'olio Mafrica, diciamo. Poi abbiamo l'olio Mafrica, giustamente, quindi noi sempre utilizziamo prodotti di eccellenza, i nostri prodotti calabresi. Di eccellenza. Tra l'altro Valentina, notiamo che sta cucinando a fuoco lentissimo. Sì, sì, ho abbassato al minimo. Perché tanto non è necessario con queste padelle utilizzare un fuoco alto, quindi abbiamo un risparmio anche energetico. Energetico, sì, sicuramente. Perfetto. Quindi è vantaggioso usare anche per l'economia domestica. Sì. Senti Valentina, tu stai utilizzando le albicocche per questa ricetta, ma se avessimo voluto usare i kiwi della Opimonte, che salutiamo e ringraziamo, avremmo potuto fare una salsina d'accompagnamento senz'altro. Ah, ecco. Senz'altro, giusto per servire. A noi piace molto servire con il croccante o con le salsine morbide, quindi voglio dire, potevamo aggiungere tranquillamente una salsina di accompagnamento sempre abbinata con la frutta, e quindi tranquillamente una salsa di kiwi. Tra l'altro, ragazze, mentre il coperchio magico fa il suo lavoro, io non so se avete visto che anche il nostro studio del Piatto Giusto qui all'interno della Vita è Bella si veste di Natale. Intanto vorrei far notare agli amici a casa, non solo le torte di Monia Cuomo sono delle decorazioni più che torte, abbiamo un panettone, abbiamo, questa è una torta veramente, questa qua che sarà? Una porzione di torta, ce lo svelerà Monia nella prossima puntata. Lei è una decoratrice di zucchero, decora lo zucchero, proprio così si chiama. Sì, sì, una cake designer. Una cake designer, io l'ho tradotta in italiano, ovviamente per la signora in quel paesino lì della Calabria che ci sta guardando, insomma l'ho tradotta in italiano. Guardate come le pentole stanno facendo il loro lavoro. Ci siamo vestiti di Natale, nella prossima puntata avremo Monia Cuomo che ci parlerà di Natale, però tu ci tenevi particolarmente a quell'altro oggettino natalizio che hai portato proprio te. Sei affezionata, vero? Sì, quello è di casa mia. È di casa tua, tu ci tenevi al reperto storico, diciamo. Sì. Va bene, ragazzi, allora ricapitoliamo per i nostri amici a casa cosa stiamo facendo quest'oggi. Allora, questa è una ricetta, diciamo, tipica che potrebbe andare benissimo per il Natale, visto l'utilizzo della frutta secca. È una ricetta molto veloce, quindi abbiamo dei rotolini di pancetta con zucchina e albicocche. E se Valentina mi recupera anche dei pinoli, forse li mettiamo, perché mi sono ricordata della nota croccante che... Una nota croccante che ci sta bene, vedi, io mentre le penso poi, mentre io le faccio mi poi aggiungo qualcosina. Voglio vedere se veramente, vediamo, andiamo proprio all'interno, cioè guardate... È già, guarda come si cuoce, già pronto praticamente. Sì. Tutto questo grazie ai tubi di Venturi. Sì, 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 sì. È una tecnica particolare che poi, chiamando la MC Corredi, gli amici della MC li spiegheranno. Con il vino. Ed è pronto. Pronto. Come sai, noi facciamo sempre ricette velocissime anche nella preparazione. Stiamo girando, ma gli amici della MC mi sa che ci sgrideranno, perché con questo sistema non è neanche
necessario girare, quindi noi avremmo potuto evitare anche di girare. E guarda sfumiamo, adesso noi non toccheremo più i nostri rotolini e vedrai che saranno cotti da tutte le parti proprio grazie al nostro coperchio magico. Vedi che che mente che ho, delle reminiscenze fantastiche. Intanto mi sa che siamo già quasi giunti al termine del nostro momento di cucina. Noi dobbiamo salutare altre aziende, vero Valentina? Abbiamo la i funghi in questo periodo natalizio, chi non mangia i funghi? Ma potremmo preparare degli antipasti fantastici, ci aiuta perché ovviamente hanno dei, dei prodotti diciamo dei preparati, quindi comunque hanno i peperoni quelli ripieni, quindi potremmo tranquillamente fare un aperitivo veramente aprendo il barattolo e servendo i prodotti, ovviamente sempre prodotti nostri calabresi, noi ci teniamo. Prodotti d'eccellenza, quindi sceglieteli i prodotti. Brava, e perché scusa, un bel piatto di salumi? Salumi di Ussia, ciao cara Vincenza che abbiamo visto nelle scorse settimane, insomma veramente delle eccellenze, come dimenticare il pesce, Officina del Pesce di Vincenzo La Monica qui a Catanzaro, quartiere Lido, veramente tutti prodotti di eccellenza. Ma noi torniamo ai nostri rotolini, andiamo a vedere, tu perché hai deciso di servirli, di presentarli proprio in guarda la cottura, sono cotti, hai visto, facciamo vedere che veramente nel tempo della diretta proprio qua, perché io voglio che la gente a casa veda che non c'è trucco e non c'è inganno, guardate, sono pronti, cioè ci abbiamo messo praticamente tre minuti, ecco, e questo è il risultato. E allora impiatto, allora, sempre impiattiamo. Ovviamente con le ceramiche della MC, perché hanno tutto, è tutto quello che stiamo utilizzando, anche le forchette, il bicchiere e il bicchiere, bellissimo, l'abbiamo voluto esporre oggi perché veramente ne vale la pena. Ok, guardate, qui i nostri rotolini sono pronti, tu dicevi che potremmo eventualmente servirli anche con una salsa della Opimonte e con il croccante che sono poi i pinoli. Sì, ripassiamo la pentola, intanto regia se mi dite i tempi, così almeno iniziamo con il riepilogo, intanto la grafica ci aiuta, rileggiamo la ricetta Valentina, grazie. Allora, rotolini di pancetta con zucchine e albicocche. Allora abbiamo 4 fettine di pancetta, una zucchina, 4 albicocche, sale, pepe, del vino bianco e dei pinoli. Questa è una ricettina veloce, facile. Un secondo piatto velocissimo. Fatelo in queste vacanze natalizie, in pochissimo tempo. Si presentano anche tu bene, sono carini. Tu invece fai torte tutti i giorni perché i bambini con queste pentole vogliono la torta. Come l'hai chiamata? Biancaneve, la torta? No, la torta paradiso. Ah, paradiso, non Biancaneve, ecco, mi ero addirittura confusa. Ok, il momento cucina finisce qui. Ragazze, volete fare dei saluti? Siamo in clima natalizio, prego. Beh, io e i miei tutti quanti lontani, quindi saluto loro perché poi mi vedranno insomma nelle registrazioni e su YouTube, insomma, perché poi so che carichiamo tutte le puntate su YouTube, quindi avranno anche loro, anche se sono lontani, la possibilità di vedermi, quindi ciao. E senti, novità tutti del miei. Piatto giusto per il nuovo anno? Stiamo facendo tutto il programma nuovo, a gennaio ricominceremo con i corsi amatoriali, quindi sia di mattina, da quest'anno abbiamo iniziato anche con i corsi di mattina perché molte casalinghe hanno il piacere di venire a trovarci di mattina, sia quelli di sera. E poi ci saranno varie novità e varie sorprese che vi sveleremo più via vicino via. Al Capodanno, diciamo, ecco. Invece Valentina al quadrato, questi simpatici bambini che vogliono la torta paradiso, se li salutiamo? Sì, un bacio grandissimo sulla mia vita. Allora la vita è bella, continua, grazie. La Opimonte, situata a Polistena, nel cuore della piana di Gioia Tauro, tratta prevalentemente kiwi ed agrumi, destinati al mercato del fresco e alla grande distribuzione sia sul mercato nazionale che sui mercati internazionali. Il kiwi di Calabria è il frutto per eccellenza della Opimonte ed ha subito incontrato un notevole successo grazie al clima e al terreno ottimali. Arance, clementine, mandarini e il kiwi di Calabria. Opimonte, l'eccellenza arriva dalla nostra terra.
piazza. Eccoci. Vai, prego. Il nostro Simone Mannarino, fisarmonicista, bravissimo, parleremo con lui tra poco, ci ha introdotto nuovamente nel discorso presepe. Ma Don Francesco, come nasce il presepe? Che cos'è? Come nasce? Allora, già nel Vangelo di Luca e di Matteo sono gli unici due evangelisti che raccontano la natività e si parla quindi della nascita di Gesù. Il primo a realizzare il presepe, come molti sapranno, è stato San Francesco d'Assisi nel 1223, che a Greccio ha creato questa natività vivente, con personaggi viventi, e da lì nella storia della Chiesa, della cristianità, si è tramandato nella nostra tradizione popolare. Voglio raccontare, poiché tu sai che io sono su Padre Pio TV e poi diciamo ecco la novità che ci riguarda, Padre Pio da Pietrelcina ogni anno amava fare il presepe. E lo faceva lui con le sue cose, con i personaggi di Creta, li costruiva lui, però poi non c'erano le luci. Allora cosa faceva? Prendeva le lumache, solo che lui non amava togliere il mollusco. Un suo confratello gli toglieva il mollusco, metteva l'olio con lo stoppino e accendeva il lume per fare luce a Gesù bambino. E queste tradizioni sono bellissime, ecco perché io voglio invitare tutti a casa. Se non avete la possibilità di fare un grande presepe come il maestro, che è bravissimo, facciamo almeno una natività con Gesù, Giuseppe e Maria, perché è la nostra fede, la nostra storia. La nostra tradizione. La nostra tradizione, oh, brava. E tra poco parleremo di Padre Pio TV, però io vorrei tornare dal nostro presepista Enzo Rotella, perché qui abbiamo detto che vediamo una piccola rappresentanza di alcuni suoi lavori, e lei mi ha detto che nel presepe ha introdotto anche alcuni suoi parenti, è vero? Sì, a giugno abbiamo inaugurato in chiesa un presepe napoletano. E come tradizione del presepe napoletano ci sono dei personaggi, praticamente nel passato erano quelli che lo offrivano, che si facevano rientrare nel presepe. Io invece ho voluto eternare nel presepe mio padre e mia madre, che sono lì. Ho fatto queste due testine, ho fatto e li ho messi là. E questo resta fisso per tutto l'anno in chiesa. Invece poi con gli amici ogni anno puntualmente realizziamo il presepe grande. Il presepe, che praticamente, cioè la cosa più bella di questo è proprio l'amicizia che ci lega, che ci porta ogni sera a lasciare casa alle 9:30 quando fa freddo e andare in chiesa insieme con questi amici, che, perdonate, li voglio ringraziare. Ma certo! Mario e Salvatore Spinocchio, Domenico Lupini, Giuseppe Fasano e Rocco Curto, che ripeto, già da diversi anni aiutano a realizzare i miei sogni, perché io faccio queste cose piccole a casa mia. Bellissime. Però, ecco, questo è un personaggio, sì. Quello che abbiamo appena visto, che cos'è un personaggio? Eccolo. Questo è un arrotino, praticamente, faccio anche i pastori in movimento, faccio la testa, le mani, i piedi e poi creo il movimento meccanico. Ecco, ci sono tantissimi presepi in questo periodo in tutta la Calabria, in tutto il mondo, voglio sperare, soprattutto in Italia voglio sperare, però qui a Catanzaro particolarmente, dicevamo, il suo è esposto dove? In chiesa San Giovanni Battista, piazza Garibaldi. E poi c'è quell'altro che quello del Parco della Graia, che ho realizzato sempre grazie a questi amici, e su input dell'ex presidente della provincia Michele Traversa, che ha voluto, perché i ragazzi gliel'avevano chiesto, aveva messo una bacheca lì al Parco della Biodiversità, che cosa vorreste voi al parco? E i bambini hanno risposto il presepe, quindi voglio dire, ancora è radicata sia la tradizione che il bisogno di averlo. E il presidente di allora, Pro Tempore Traversa, tramite un amico comune mi invitò e in 15 giorni abbiamo allestito questo presepe di 18 metri quadrati, che è anch'esso in movimento, ma lì i pastori non sono fatti da me, sono comprati, però è un bel lavoro che ogni anno... Quest'anno aprirà? Penso di sì, penso di sì. Non,
Vediamo, noi invitiamo insomma la nostra amministrazione ad aprire questo presepe del Parco delle Biodiversità, perché quale posto migliore del parco dovrebbe avere il presepe, giusto? Sì, infatti, Don Francesco, il luogo d'incontro per eccellenza. Don Francesco, è il luogo per eccellenza. È bravissimo il nostro Enzo Rotelli, è gentilissimo per aver accettato questo invito. Don Francesco, innanzitutto un messaggio per i nostri telespettatori, un augurio insomma. Abbiamo parlato della natività, abbiamo parlato del presepe, tradizioni, la nostra cultura, che io vi invito insomma insieme a Don Francesco assolutamente a non abbandonare. Prima di parlare di Padre Pio TV, un augurio per i nostri amici. Sì, noi ci incamminiamo verso la notte santa, la notte di Natale, andremo lì nella grotta simbolicamente, che può essere la grotta delle nostre chiese, ma anche la grotta delle nostre case, dove c'è il luogo bello della famiglia. Allora la Vergine Maria ci consegnerà personalmente a tutti noi Gesù Bambino tra le nostre braccia. Abbiamo ecco, questa preoccupazione di fare in modo che le nostre mani, i nostri occhi, il nostro cuore siano puri per poter prendere in braccio Gesù Bambino e non solo dargli tanto amore, perché sarà lui ad amare noi e a cambiare la nostra vita. E il 24 dicembre invece su Padre Pio TV? Abbiamo realizzato un qualcosa di veramente bello, la mia trasmissione Nella Fede della Chiesa, speciale Natale in canto. Sarà un'ora da stare in compagnia il 24 pomeriggio e il 25 mattina. Non posso svelare ancora l'orario, perché no, il palinsesto si cambia fino all'ultimo momento, però abbiamo parlato della vita come dono. E la nostra Simona Palaia ha intervistato una bellissima famiglia che ha avuto la grazia di avere due gemellini molto storia belle, storia molto importante. C'è anche Enzo Principe, ecco, ci sono tanti altri giovani cantanti, tante storie bellissime. Tantissimi, è vero. Allora poi potete scoprire dalle nostre pagine Facebook l'orario della messa in onda. Siamo attivissimi, siamo molto social. Io ringrazio Don Francesco Cristoforo, ringrazio tantissimo Enzo Rotella, perché ha visto, ho mantenuto le mie promesse, si è trovato bene, la vita è bella. Sì, assolutamente. Oh, sì. Allora se la vita è bella, andiamo a salutare un altro nostro amico conduttore che a brevissimo, anzi veramente è già partita la trasmissione, però andiamo a conoscere quest'altro nostro amico presentatore. E la vita è bella continua in compagnia di un amico, un presentatore che quest'oggi ci ha raggiunto all'interno del nostro studio. Benvenuto Massimo Brescia. Grazie, grazie, ben trovata a te. Sono sempre felice di poterti incontrare, come penso tutto il resto dei telespettatori, insomma, che ti guardano da casa. E si spera questo. E benvenuto anche a te, sei approdato su RTC Telecalabria canale 17 con un nuovo programma, Massimo. Sì, è un nuovo programma, si intitola Fascination. E qui ci soffermiamo. Fascination, certo. Per intendere? Ma per intendere un programma che possa essere leggero ma non superficiale. Infatti ci occuperemo e intratterremo il pubblico con argomenti e dei personaggi che spaziano dalla cultura, allo sport, all'improvvisazione, all'eclettismo più vario e un tocco di fancazzismo, come si suol dire, che non sta male. Ci fa piacere. In tutti gli argomenti, per non scivolare nella paludosità delle trasmissioni troppo bravo, culturali, troppo impegnate. Quindi sì alla cultura, ma con un tocco di stravaganza e con un tocco di leggerezza, ma non superficialità. Tutto calabrese, calabresità, oppure spazieremo anche, saremo un po' esterofili, perché io qualche cosa su Facebook e qualche puntata già ho visto. Beh, sai, è nota la mia passione per i viaggi, quindi qualche cosa sicuramente riuscirò a inserirla nella trasmissione. Spero che possa essere piacevole. Racconteremo, mi definiscono un raccontatore, no, più che un raccontatore, un raccoglitore di storie. Cercherò di essere bravo anche a raccontarle, storie regionali, cittadine, ma anche internazionali, che possano comunque incuriosire e stimolare il pubblico all'ascolto. Ecco, io ho notato anche che nella tua trasmissione ti occuperai di danza, particolarmente ci sono state delle ballerine, vero, in una puntata? Sì, nell'ultima puntata, che presto andrà in onda, abbiamo avuto il piacere di ospitare le ballerine del Moulin Rouge, che è un'agenzia di spettacolo qui di Catanzaro, che opera su scala
regionale e anche nazionale. Quindi la vedremo nella prossima puntata, e la giusto? Vedremo, l'hai vista in anteprima, sì, amici. Sì, sì, ecco. L'hai vista in anteprima e hai dato un'anticipazione, esatto, al pubblico di quello che saranno i contenuti della prossima puntata, che sarà la quarta, e appunto assisteremo a un numero di samba da parte di una ballerina calabrese che ha in tutto e per tutto le fattezze di una ballerina brasiliana e con dei costumi che sono arrivati da Rio de Janeiro e per essere indossati da questa splendida nostra conterranea. Che cosa speri di trasmettere ai nostri amici a casa, ai nostri telespettatori? Cosa speri di poter portare nelle case di tutti coloro che ci guarderanno, che ti guarderanno? Come dicevo prima, leggerezza unita a cultura, unita a divertimento e unita alla possibilità di conoscere nuovi argomenti o argomenti misconosciuti, per dire. Nell'ultima puntata è stato anche ospite Giuseppe Racchetta, che è l'autore di un documentario che ha veramente molto molto interessato tantissime persone, che è stato girato nelle viscere di Catanzaro e che illustra tutta la rete di cunicoli e vie sotterranee che percorrono tutto il centro della città capoluogo di regione. La Catanzaro segreta, vero? La Catanzaro segreta, tant'è vero che il documentario si intitola Passaggi segreti. Passaggi chiunque segreti. Su YouTube potrebbe andare a vedere, ammirando quella che è l'opera di un'altra eccellenza, un altro talento calabrese, qual è Giuseppe Racchetta, che ha ricevuto all'epoca persino i complimenti del famoso regista De Seta. Insomma, amici di La Vita è Bella, amici di RTC, dovrete seguire il programma, ripeto, Fascination del nostro amico Massimo Brescia, che ringraziamo di essere stato qui con noi. Sono io che ringrazio te. Allora, lanciamo tu l'appello agli amici della Vita è Bella, prego. L'appello è di, se volete seguire un programma con leggerezza ma non con superficialità, l'appuntamento che vi do è su RTC per seguire Fascination, condotto da me, Massimo Brescia. La Vita è Bella continua, grazie. E La Vita è Bella continua come vi avevo promesso con il nostro Simone Mannarino, che arriva da San Lucido. Simone, tu hai suonato in tutto il mondo. Sì. Quando inizia la tua carriera? Inizia tra il 92 e il 93, è una tradizione familiare, insomma. Ah, perché sei figlio di musicista? No, mio nonno mi ha trasmesso la passione. E oggi insegni anche, qua vediamo un piccolo rappresentante che sentiremo tra pochissimo suonare, perché io apro ufficialmente le telefonate per indovinare, Enzo, che cosa? Non dire il titolo della canzone, perché tu saresti capace. Prego regia, possiamo mettere il numero in sovraimpressione, perché da questo momento chi vuole può chiamare e giocare per poter vincere un gioiello del maestro Olafo Michele Affidato. Dovete indovinare il titolo di una canzone che all'interno abbia la parola vita. Quindi da questo momento in poi, io torno con... Vuoi chiedere tu qualcosa? Mi prude la lingua. Stai zitto, Enzo, perché io so che tu vorresti dire la soluzione. C'è anche Francesco Di Cello che scalpita. Stavo dicendo che tu diventi poi anche maestro. Sì, anche. Anche maestro. Il bambino che vediamo qui quanti anni ha e come si chiama? Lui è Samuel Rizzato, ha 11 anni. A 11 anni, e che cosa ci farà ascoltare tra poco? Non subito, perché prima di chiudere la trasmissione vediamo se abbiamo qualche amico che si è prenotato, perché prima avevamo tantissime telefonate, ma avete visto, amici, oggi una puntata pienissima, vero? Ricchissima, non sembrava. Comunque. Non sembrava, invece. Intanto ringraziamo la pittrice Angela Procopio, perché ha finito il quadro che aveva cominciato qui in diretta la scorsa settimana dal titolo La Vita è Bella, l'abbiamo messo qui alle nostre spalle in questo bellissimo pomeriggio. Io intanto ringrazio Starace Collection a Catanzaro Lido, e qua ci alziamo, Enzo, scusa, alziamoci, facciamo vedere il vestito di Starace Collection a Catanzaro, quartiere Lido. Poi devo ringraziare anche, ti puoi alzare, prego, devo ringraziare anche Punto Rosa, perché hai visto che i miei capelli di settimana in settimana cambiano foggia? No, cambiano proprio tinta. Esatto, va bene, io volevo che restasse
il segreto. Ecco, i nostri capelli cambiano foggia grazie a Rosa e Carmen Assoverato. Poi volevi dire qualcos'altro? No, dobbiamo ringraziare poi Vincenzo. Vincenzo, la Monica di Officina del Pesce. Ma tu sai che ieri sera sono stato lì a suonare? No, non lo sapevo. Com'è andato il concerto? È andato benissimo. È tanta gente, è pieno. Sei andata piena di emozioni, piena di gente. E poi so che ci sono delle novità. Delle novità? Quali novità? Dille ai nostri amici. Tu, no, io non le so ancora, me le dirà la prossima settimana. Sono molto belle. Per i clienti, ecco, dovete andare anche sulla pagina di Officina del Pesce per scoprire tutte le novità. Io ringrazio il maestro orafo Michele Affidato che mette in palio il gioiello, se riusciremo a giocare, ma mi dicono che forse le telefonate ci sono, ma abbiamo veramente pochissimo tempo, quindi io preferisco far suonare il bimbo, perdonatemi amici a casa, la prossima settimana intanto state vedendo i gioielli di Michele Affidato, orafo, bravissimo, grazie Michele Affidato. Però Simone Mannarino, hai detto che si chiama il bimbo? Samuel Rizzato, allora regia, se il tempo a mia disposizione è giunto al termine, io lo faccio suonare e salutiamo i nostri amici a casa. Tu che dici, Enzo? Ciao amici, ci vediamo alla prossima. No, ci vediamo prima della diretta di sabato prossimo, ci vediamo il 18 dicembre. Ah sì, perché infatti prima non si sentiva il microfono, lo ripetiamo. Te lo sei spento, io non so perché ti spegni il microfono ogni volta, perché? Perché la tua voce è sempre. Esatto, dai, questo vizio che non capisco, dove ci vediamo con i nostri amici a casa? Ci vediamo a Catanzaro Centro, Piazza Grimaldi, riferimento Bar Mignon, grande concerto di Claudio Baglioni, o meglio, tributo a Claudio Baglioni. Tributo a Claudio Baglioni e noi vi salutiamo così con il bimbo che suona, prego! Grazie.